Esercizio tratto da una vecchia verifica. Mattone da 800 grammi tirato verso destra da una forza F1 9,5 N. Coefficienti di attrito radente statico e dinamico 0,20 e 0,15. Prima domanda dimostra che in queste condizioni il mattone si sposta a destra. Dopo vediamo la seconda domanda. Come sempre vediamo l'analisi delle forze sul blocco. C'è la forza peso MG 0,800 kg, 9,8 N al chilo è il campo di gravità sulla superficie terrestre, 7,84 N. E anche la forza normale, perché stavolta è la forza di gravità che schiaccia il blocco contro il piano. Il piano a sua volta reagisce con una forza vincolare uguale opposta da 7,84 N verso l'alto per non farsi sfondare. Poi c'è la forza da 9,5 N che facciamo noi. E infine c'è la forza d'attrito statico che agisce verso sinistra perché agisce sempre al contrario di come l'oggetto vorrebbe muoversi. Per vedere se l'oggetto rimane fermo o no bisogna calcolare la forza d'attrito statico massima per vedere se l'attrito è in grado di fare 9,5 N oppure no. Calcoliamo l'attrito statico massimo con la solita formula, coefficiente d'attrito statico 0,20 per la forza normale che è la forza peso. E quindi otteniamo circa 1,57 N che è di meno rispetto a 9,5 N, quindi la forza d'attrito statico massima è minore di F1, perciò il blocco si sposta a destra. Passiamo quindi alla seconda domanda. Per non farlo scivolare a destra bisogna premerlo contro il piano con una forza F2 diretta verso il basso. Qual è il minimo valore di questa forza F2 affinché il mattone rimanga fermo? Qui è rappresentata la situazione con tutte le forze sul mattone. Alcune non sono cambiate rispetto a prima. Non è cambiata la forza peso, 7,84 N in basso, e non è cambiata la forza F1 che facciamo noi, 9,5 N a destra. Però è cambiato l'attrito statico massimo. Infatti, premendo con questa forza aggiuntiva F2 di cui dobbiamo calcolare il valore, noi andiamo ad aumentare la forza normale, cioè la forza complessiva che schiaccia questo blocco contro il piano. Infatti la forza normale prima era solo la forza peso, adesso invece è la forza peso più la forza F2. Quindi ora abbiamo una forza normale più intensa di prima e questo significa un attrito più intenso di prima, perché sappiamo che l'attrito cresce con la forza normale, è proporzionale alla forza normale. Quindi se per esempio la forza normale raddoppia, raddoppia anche l'attrito statico. Se la forza normale triplica, triplica anche l'attrito. La funzione che ha questa forza F2 è proprio quella di far aumentare l'attrito. Infatti prima l'attrito, come vediamo in questo disegno, non era sufficiente a contrastare 9,5 N. E infatti nel disegno io ho disegnato una forza d'attrito molto corta, una piccola freccia. Invece qua, adesso, noi vogliamo che il blocco rimanga fermo. Quindi vogliamo far crescere l'attrito fino a 9,5 N. E per farlo mettiamo apposta questa forza F2 per far crescere la forza normale. Facendo crescere la forza normale, il blocco è premuto contro la superficie con più forza e quindi l'attrito statico può crescere fino a 9,5 N. In questo modo il blocco non si muove più a destra ma rimane fermo. Anche la forza vincolare è cambiata perché mentre prima era di soli 7,84 N, dovendo contrastare solo la forza peso, adesso invece deve essere più intensa perché deve contrastare la somma di queste due forze, cioè deve contrastare la nuova forza normale. La nostra incognita è la forza F2, quindi noi dobbiamo calcolare prima di tutto la nuova forza normale. La calcoliamo sapendo che l'attrito deve salire a 9,5 N di valore massimo. La formula per calcolare l'attrito massimo è coefficiente d'attrito statico per la nuova forza normale. Quindi con la formula inversa noi possiamo calcolare la nuova forza normale, dividendo la forza d'attrito statico massimo diviso il coefficiente d'attrito statico Ks, sostituiamo i numeri, 9,5 N diviso 0,20. E così scopriamo che la forza normale adesso è 47,5 N. E vediamo che è molto aumentata rispetto a prima. Prima la forza normale era soltanto la forza peso, 7,84 N, adesso è molto più intensa.
E questi 47,5 N corrisponde alla somma tra la forza peso e la forza F2. Ma allora è immediato calcolare la forza F2, basta fare la differenza fra il totale 47,5 N meno 7,84 N. E così otteniamo 39,7 N. Si può procedere anche in modo più formale attraverso un'equazione, cioè la forza normale l'abbiamo appena calcolata, 47 newton e mezzo, ma la forza normale è la somma della forza peso e della forza F2, cioè la somma delle due forze rivolte in basso. Ma la forza peso la conosciamo, è 7,84 newton più F2, perciò questa è un'equazione e dobbiamo trovare l'incognita F2. Quindi per trovare F2 dobbiamo prendere 47,5 N e questo lo portiamo di là dall'uguale, meno 7,84 N. Il risultato è 39,7 N approssimativamente. Quindi riassumendo, se noi aggiungiamo verso il basso questa forza F2 da 39,7 N, facciamo crescere la forza normale da soli 7,84 N a 47,5. E questa aumentata forza normale ci porterà la forza d'attrito statico massimo da soli 1,57 N di prima, che non bastavano a contrastare i 9,5 N, ci porterà l'attrito fino a 9,5 N, che sarà in grado di contrastare la forza F1, mantenendo quindi fermo il blocco.